Tutti riprendiamo la sessione, l'ultima sessione del pomeriggio. Abbiamo tempi, se i relatori rispettano il mandato di stare nei 20 minuti, abbiamo poi la possibilità anche di dedicare un po' di tempo al dibattito, che visto tra l'altro è vivace, insomma, anche quello che ha chiuso l'ultima sessione. E poi dopo ci sarà la consegna del premio Italic alle 18:30, perché mi dicono che poi alle 19 qui bisogna lasciare il locale. Allora, la relazione di Stefano Caretti che vedete in programma è stata anticipata alla sessione precedente, quindi io darei subito la parola a Samuele Sottoriva. Ah, scusami, è vero, dimenticavo. Allora, c'è un appendice del dibattito che ha concluso la sessione precedente. Proviamo a tentare questo ardito esperimento di... Tra pochi secondi se diciamo da adesso mi sono messi, ti sento. Prego, puoi parlare, Stefano? Sì, io sto parlando. Senti? Sì, ti sento bene, puoi parlare e fare la tua replica. Lapidaria, chiedono gentilmente per questo. Lapidario. Pronto? Sì, puoi parlare, Stefano. Sì, buonasera a tutti, vi ho ascoltato perché sono pintato per dei problemi agli occhi. Volevo fare soltanto una piccola replica per quanto riguarda... Mi senti? Sì, benissimo. Per quanto riguarda l'osservazione dell'incontro alla Cité Universitaire, le cose non si possono, come spesso facciamo con Pertini, Stefano, abbiamo sentito fino alla Cité Universitaire e poi non... Per quanto riguarda l'incontro alla Cité Universitaire. Prego. E non si può appunto tendere sempre a fare una figura quasi caricaturale. In realtà le cose sono andate diversamente. Vediamo così. Le cose sono andate diversamente. In realtà, innanzitutto, Pertini non aveva bisogno di essere invitato per andare in Spagna. La decisione era stata già presa nel corso proprio di un incontro con Mitterrand al domani delle semifinali, dove Pertini aveva deciso di recarsi in Spagna. C'è una bellissima vignetta, fra l'altro, in cui si vedono i due presidenti, che Mitterrand e Pertini, che guardano le due televisioni, le due partite, di fatto insieme per l'incontro della Francia con la Germania, dell'Italia con la Polonia, sperando in una finale italo-francese. Le cose non andarono così. Ed è in questa occasione che poi Pertini decide di andare in Spagna, e ha anche appunto seguito dall'invito del re di Spagna. Mentre invece c'è una vasta documentazione del lavoro fatto dalla delegazione italiana in contatto con Madrid, perché era lì. Nel caso specifico, quando si parla di Sandro Pertini, si richiama sempre la sua popolarità, il suo uscire dalle regole, eccetera, eccetera. Io ricordo anche un Mitterrand, non ricordo in quale occasione, che se ne andava a piedi abbondantemente dei strani cronologici di questo nostro incontro, e richiederebbe sicuramente molto più dei 20-25 minuti che ho a mia disposizione. Non posso quindi soffermarmi sul suo percorso nel mondo del socialismo e della cultura di sinistra francese, così come sulla descrizione dei legami di lunga data intrattenuti con l'Italia e con la sua sinistra. Ma mi limiterò soltanto, ovviamente si fa per dire, a mettere in luce il fondamentale ruolo di passeur svolto da Martinet negli anni 70, con una piccola parentesi sugli anni a Palazzo Farnese nella prima metà degli anni 80.
Un impegno che è comunque non semplice data l'ampiezza della rete, dei contatti, degli scambi, spesso peraltro a più livelli, che lo vide l'assoluto protagonista. Credo quindi necessario partire, come si fa negli scacchi, con una buona mossa d'apertura, che possa per ora tratteggiare in maniera, per così dire, impressionistica le traiettorie che si cercherà poi di definire. Siamo a Roma, nel novembre 1981, e Palazzo Farnese, la splendida ambasciata di Francia in Italia, si appresta ad accogliere un nuovo ambasciatore, Gilles Martinet. Se la nomina provocò più di qualche mugugno nell'ambiente della carriera diplomatica del Quai d'Orsay, essa fu invece accolta con totale di esserne citati i passaggi principali. Cito: «Molti socialisti lo hanno conosciuto. Le sue opere hanno direttamente arricchito la nostra cultura politica, che spesso si è alimentata oltre Alpe di spunti e di idee. Fermo assertore di un socialismo inscindibile dalla libertà, è stato uno dei critici più acuti del socialismo burocratico e autoritario. È tra i primi teorici, assieme a Riccardo Lombardi, delle riforme di struttura, e fondamentale rimane il suo libro La conquista dei poteri. Il suo pensiero ha pesato nella formazione delle nuove generazioni socialiste italiane. Io stesso, prosegue Villetti, che ho diretto per anni la Federazione Giovanile Socialista, posso esserne testimone». E ancora, maestro, nel senso più vero e semplice del termine, Martinet è stato un compagno ed un amico. Fossimo insieme a Parigi nel suo studio vicino a Palais Bourbon, a una riunione della rivista Fera, fossimo insieme a Roma nella sede del PSI o alla rivista Mondo Operaio, Martinet è sempre riuscito a comunicarmi qualcosa che mi ha fatto riflettere. Ora è il signor ambasciatore. Con sé, nel rappresentare la Francia, porterà in questo suo trasferimento tutta la sua capacità di comprendere gli italiani. Fine citazione. Dalle parole di Villetti penso quindi si possano delineare alcuni rilevanti spunti del ruolo di passeur di Martinet: i contatti e i collegamenti costanti con i socialisti italiani, l'influenza delle sue riflessioni teoriche, l'attività di interprete politico e ideologico su entrambi i versanti delle Alpi, il tentativo infine di far meglio comprendere gli italiani a Parigi. Cercherò sinteticamente di analizzarli. Spenderei però innanzitutto qualche rapido istante per mettere brevemente in evidenza i contatti sviluppati all'inizio degli anni 70, vale a dire prima dell'adesione di Martinet al PS nel 1972. In primo luogo, e come già sottolineato questa mattina, questi si declinano soprattutto nel mantenimento dei rapporti costruiti nel corso degli anni, se non dei decenni precedenti, con la più ampia nebulosa socialista italiana. Si tratta soprattutto, ma non esclusivamente, dei contatti con Lelio Basso e Riccardo Lombardi, incentrati ad esempio attorno alla discussione del volume di Martinet La conquista dei poteri, per quella che Roberto Colozza ha ben definito, e cito, un'affinità e una prossimità politica dei tre. In seconda battuta è senza dubbio da sottolineare anche l'impegno di commentatore da parte di Martinet della situazione italiana sulla stampa francese, in particolare sulle Nouvelle Observateur. A tale proposito si possono individuare tre obiettivi di fondo: far conoscere a Parigi quanto accadeva nel paese vicino, cercare di far comprendere a Parigi le complessità italiane e dare direttamente la parola ad alcuni dei principali protagonisti della vita politica della penisola. Come anticipato, è però sicuramente con l'adesione di Martinet al PS nel 1972 che il suo ruolo di passeur conosce un chiaro salto di qualità, diventando per così dire ufficiosamente l'interlocutore principale tra le due esperienze. In termini per ora generali, questa permetteva infatti da un lato al mondo della sinistra italiana di poter contare su un punto di riferimento importante tra i maggiori dirigenti del partito di Mitterrand e dall'altro lato per il PS di avere un conoscitore con diversi contatti del mondo della sinistra italiana, peraltro non solo socialista. Quali quindi le sfaccettature di questo suo ruolo? Partirei dall'attività di presenza costante nel mondo socialista italiano. A tale proposito, un ottimo esempio è a mio avviso offerto dal congresso del PSI di Roma del marzo 1976. Tra i delegati esteri più prestigiosi, Martinet ebbe infatti anche l'onore di poter rivolgersi direttamente ai delegati presenti dalle tribune del congresso. Ma più che il discorso del francese, incentrato sulle prospettive dell'Union de la Gauche e su una sua complicata trasposizione in Italia, è a mio avviso interessante sottolineare soprattutto quanto emerge da una comunicazione inviata da Martinet a Mitterrand giusto qualche settimana prima. Il francese chiedeva infatti al suo primo segretario di poter presenziare al congresso italiano non solo per, come si legge nella lettera, e cito, i legami molto radicati e familiari con l'Italia e con il PSI, fine citazione, ma anche per il ruolo di presenza costante, apertamente riconosciuto come tale dagli stessi socialisti italiani.
Martinet informava infatti Mitterrand di essere stato più volte sollecitato per dare il suo parere sull'evoluzione della politica italiana da parte della stampa di Roma, soprattutto socialista. Di come poi la stessa direzione del PSI gli avesse chiesto un libro sul socialismo che sarebbe uscito appositamente in occasione del congresso, si trattava del socialismo oggi e domani. E sottolineò infine soprattutto il suo ruolo di presenza, descrivendo la sua partecipazione a delle recenti conferenze socialiste di Bologna e di Torino, in cui si era direttamente impegnato per un miglioramento del rapporto tra i due partiti. Per ciò che riguarda poi la relazione tra PSI e PS e il ruolo svolto da Martinet, è importante anche quanto espresso nuovamente dal francese, questa volta negli stessi giorni del congresso e questa volta sulle pagine delle Nouvelle Observateur, che aggiunge in effetti un'altra sfumatura al suo ruolo, quella di consigliere. Ribadendo infatti sulla rivista francese il forte interesse dei socialisti italiani per il PS, e sempre alla luce dei legami di lunga data che aveva intrattenuto con essi, Martinet invitava, consigliava, i compagni di partito a non avere la cattiva tentazione di dare consigli ai socialisti italiani. Per Martinet, infatti, la risoluzione dei problemi del PSI restava una faccenda prettamente italiana, per la quale dalla Francia non bisognava inoltre porsi come maestri, non richiesti, con un atteggiamento che avrebbe sicuramente molto indisposto i socialisti italiani. Non che lo stesso Martinet fosse per così dire immune da questa tentazione, come quando nel giugno 1975, rispondendo positivamente all'invito formulato dall'Espresso di mettersi nei panni del segretario del PSI De Martino, Martinet aveva criticato in maniera serrata il partito italiano per il ritardo nel rinnovamento interno, per una linea politica poco coraggiosa e poco audace, per la mancanza di una guida decisa ed energica come quella di Mitterrand. Parole che toccarono nel vivo i socialisti italiani, dato che l'Avanti ospitò delle piccate precisazioni su quanto espresso dall'esponente socialista francese. Un'altra rilevante declinazione del ruolo di Martinet è l'aspetto di pungolatore nei confronti degli ambienti socialisti francesi. In effetti, Martinet cercò, anche se con alterno successo, di mantenere viva una certa attenzione verso il partito italiano e rappresentandone, come detto, spesso un importante legame, un trait d'union verso la Francia socialista. I principali avvenimenti che segnarono così l'evoluzione del partito di Via del Corso, soprattutto nella seconda metà degli anni 70, furono seguiti in prima persona da Martinet e soprattutto riportati criticamente a Parigi. Qualche rapido esempio. Il socialista francese prese parte alla Biennale del Dissenso dell'autunno 1977, anche per un'attitudine di personale interesse nei confronti del tema. Si ritrova poi Martinet anche nel progetto socialista, presentato al Congresso di Torino l'anno successivo, peraltro in una duplice veste. Tra le pagine del progetto emergono infatti in primo luogo alcune passerelle politiche e ideologiche che avevano legato i socialisti italiani e francesi, e tra queste figura anche l'interesse per quella conquista dei poteri teorizzata proprio da Martinet. In seconda battuta lo stesso progetto venne ampiamente commentato e riportato in Francia dal francese, che lo giudicò estremamente interessante ma anche troppo poco calato nelle difficoltà del tempo, mancando quindi di un certo grado di sano realismo. Anche a proposito dell'Evangelo socialista, troviamo Martinet in questa duplice veste. Prima infatti il francese fu citato direttamente nell'articolo come uno dei pensatori che aveva meglio mostrato le pericolose derive del leninismo, poi in seconda battuta partecipò direttamente al dibattito, collocandosi in una posizione intermedia. Ne apprezzò infatti alcuni spunti, relativi in particolare alla critica del leninismo, del giacobinismo, dell'Unione Sovietica, ma sottolineò anche i pericoli di un rifiuto totale del modello marxista, che avrebbe fatto tornare, secondo lui, il socialismo a posizioni prescientifiche. È interessante notare come Martinet tentò di far rimbalzare il dibattito in corso in Italia anche nella sinistra francese, non solo fornendo infatti una certa sponda per le riflessioni di Craxi, tramite la sua rivista Fer, che ne riprodusse integralmente il contenuto, ma anche cercando di rivedere un previsto convegno sullo stalinismo, organizzato da l'ISER, l'Istituto di Studio e Ricerca Socialista, in un più ampio dibattito proprio sul leninismo, sulla scia di quanto successo in Italia. Proprio agganciandomi a questo ultimo spunto, è sicuramente da sottolineare l'importanza che ebbero le riviste socialiste nel rapporto tra i socialisti italiani e francesi, anche grazie all'attività diretta di Martinet. Faccio soprattutto riferimento alle due riviste socialiste in cui Martinet fu protagonista, lato francese, Frontière prima e Fer poi, è la principale rivista teorica del PSI Mondo Operaio. In merito, il ruolo di Martinet fu sicuramente molto eclettico e versatile, promuovendo specialmente lo sviluppo di contatti e di scambi, anche nel tentativo di tradurre le rispettive esperienze. Alcuni esempi.
Sulle riviste francesi trovarono spazio le analisi di amici, come quelle di Lido Labor. Furono poi esauditi i desideri espressi da Riccardo Lombardi affinché le posizioni della sinistra del PSI fosse riservata una qualche attenzione anche in Francia. È possibile inoltre ritrovare, grazie alle intercessioni dirette di Martinet, una buona attenzione per il dibattito interno del PSI, spesso tra l'altro l'unico spazio in merito nella Francia socialista. Martinet fu una presenza costante, come detto, anche sulle pagine di Mondo Operaio. Non solo indirettamente, tramite le recensioni dei suoi volumi, I cinque comunismi, Il socialismo oggi e domani, Sette sindacalismi, ma venendo spesso interpellato per spiegare le scelte del PS e per avere dei commenti da Parigi su quanto avveniva in Italia e nella sua sinistra. Un legame che si intensificò soprattutto alla fine degli anni 70, quando sulla rivista italiana particolarmente attenta a certi temi promossi dalla Zian Gauche di Michel Foucault, trovarono spazio anche alcune considerazioni in merito proprio svolte da Martinet. Un altro aspetto fondamentale dell'attività di Pasteur fu sicuramente rappresentato dal suo ruolo di cucitura tra le due esperienze. Questo si sviluppò soprattutto attraverso contatti diretti e costanti con i principali esponenti italiani e soprattutto con il resoconto poi delle impressioni, delle richieste, delle reazioni di questi agli ambienti socialisti francesi. Di questa ampia rete mi permetto soprattutto di evidenziare i colloqui intercorsi tra Martinet e Craxi nel luglio 1986 e nel marzo 1977. Martinet riportò infatti a Mitterrand le sue prime impressioni sul nuovo corso del PSI e sul neo segretario, giudicando in maniera molto positiva l'avvio del tanto atteso e necessario rinnovamento interno, ma evidenziando comunque le difficoltà ancora presenti sul percorso del socialismo italiano. Martinet riportò inoltre a Mitterrand il desiderio, molto forte, molto sentito di Craxi, di incontrare quanto prima il primo segretario del PS, per una richiesta che direi costante da parte dei socialisti italiani. I contatti diretti di Martinet con i socialisti italiani sono da declinare anche sotto un'altra angolazione, molto pratica ma tutt'altro che accessoria. Come confermato infatti dai diretti interessati, nel corso degli eventi che vedevano riuniti i socialisti francesi e italiani, quest'ultimi, specie se giovani, venivano presi quasi a balia da Martinet. Nelle occasioni comuni, così e non solo, il francese rappresentava un chiaro punto di riferimento e il suo ascendente costituiva un aspetto fondamentale del suo ruolo di Pasteur. E infine anche da sottolineare come l'influenza di Martinet, sia in maniera diretta che indiretta, si riverberasse oltre le stanze dei dirigenti socialisti di Roma e di Parigi, in altre più piccole ma non meno interessanti realtà. Ad esempio è possibile riscontrare un interesse per quanto elaborato da Martinet negli ambienti della piccola federazione di Francia del PSI, così come si ritrova il francese anche negli scambi, sia politico che ideologici, realizzatisi alla metà degli anni 70 tra i socialisti del Piemonte, di Cuneo in particolare, e delle Alpes-Maritimes. La produzione intellettuale di Martinet costituì anche un importante cappello ideologico per alcune iniziative che tentarono di concretizzare concetti come autogestione, democrazia di base, conquista dei poteri. È il caso dell'urbanistica partecipata promossa dalla giunta di sinistra di Pavia, guidata dal socialista di sinistra Elio Veltri, che si rifece esplicitamente alla produzione ideologica dei socialisti francesi, Martinet ovviamente in testa. E non casualmente fu proprio la rivista Ferre del francese a essere tra gli ambienti del PS più attenti all'esperienza di Pavia, con alcune inchieste e reportage sul tema. Ed evidenziare infine anche l'attività del francese nei due anni e mezzo al Parlamento europeo, 1979-1981, sempre particolarmente attenta nei confronti della delegazione italiana. Nella sua attività a Strasburgo, infatti, Martinet trovò spesso sponda tra i socialisti italiani. Qualche esempio: con Ripa di Meana e Giri Pelican si impegnò in un'iniziativa per sensibilizzare il Parlamento europeo sulla questione dei dissidenti cecoslovacchi. Collaborò poi con Gaetano Orfè per una risoluzione sulle minoranze etniche e linguistiche della comunità. Promosse infine un rapprochement più organico tra alcuni membri italiani e francesi, che cercò, anche se con non molto successo, di ottenere una migliore coordinazione delle politiche sociali ed economiche del gruppo socialista al Parlamento europeo. Come già anticipato, un momento sicuramente importante nel rapporto di Martinet con l'Italia, la sua sinistra e i socialisti della penisola, si ebbe con la sua nomina ad ambasciatore nel novembre 1981. Si è già detto dell'elogio di Viletti, che riassumeva l'ampiezza e intensità dei contatti degli anni precedenti, e spero forse ora meglio compresi, ma sicuramente è ricordato come negli ambienti di via del Corso si parlò apertamente, e cito, dell'arrivo a Palazzo Farnese del caro amico dei socialisti e della migliore scelta possibile per l'Italia.
Se Martinet si impegnò fin da subito per presentarsi come un ambasciatore non solo della sinistra francese presso la sinistra italiana, ma di tutta la Francia per tutta l'Italia, il suo nuovo ruolo non modificò comunque il suo impegno nei confronti dei socialisti italiani. Direi anzi che uno dei suoi principali sforzi, promuovere una migliore conoscenza reciproca, specialmente da Parigi, si allargò ora anche alla più ampia relazione tra italiani e francesi. Così si legge in uno dei documenti prodotti dall'ambasciatore e che è interessante soprattutto perché riecheggia quanto già detto a proposito del rapporto tra socialisti italiani e francesi. Cito: «È importante che il comportamento francese si smarchi da ogni condiscendenza nei confronti dell'Italia e che si eviti di ferire inutilmente i nostri interlocutori, non accordando loro l'attenzione che sono in diritto di ricevere. La politica francese verso l'Italia avrebbe quindi avuto forse più successo se si fosse accompagnata, e cito nuovamente Martinet, a un miglioramento dell'immagine del paese agli occhi dei francesi. Un occhio di riguardo in tal senso, perdonate il gioco di parole, si doveva avere proprio per i socialisti italiani, che potevano svolgere per Martinet un ruolo centrale, anche perché presentavano numerosi quadri francofoni». In questi ultimi minuti, più che soffermarmi sulla descrizione del ruolo di passeur di Martinet, che ricalca d'altronde ad un più alto livello quanto ci ha detto a proposito degli anni precedenti, vale a dire la sua costante ed ampia attività di rete, i suoi corsi come intermediario tra tutti gli attori socialisti, ora non solo al partito ma anche al governo, o ancora la sua dettagliata descrizione della vita politica italiana, ecco, più di tutto questo, in questi ultimi minuti, mi interessa soprattutto tentare di allargare l'analisi alla più ampia relazione tra socialisti italiani e francesi nel modo in cui essa venne vissuta, analizzata e affrontata da Palazzo Farnese. Vi presento perciò rapidamente tre documenti. È molto rilevante innanzitutto la comunicazione inviata da Martinet a Parigi nell'agosto 1983 e intitolata emblematicamente «I socialisti italiani e francesi». Per l'ambasciatore, l'arrivo di Craxi a Palazzo Chigi aveva fatto aumentare in modo considerevole l'attenzione di Roma per la politica francese, dato che sembrava che proprio a Parigi si trovassero i riferimenti più utili per l'esperienza Craxi. Parigi, sempre secondo l'ambasciatore, poteva perciò rappresentare sia un ancoraggio internazionale che rinforzasse l'autorità e la legittimità del governo socialista, sia una sorta di cauzione a sinistra per le critiche che sarebbero giunti dai comunisti italiani da Berlinguer. Due spunti quindi che il governo francese doveva tenere bene a mente nel comportamento con i socialisti italiani. Su come migliorare poi nel concreto la relazione tra socialisti italiani e francesi ci si era interrogati a Palazzo Farnese giusto qualche settimana prima. Un'altra comunicazione, questa volta redatta da Jean Musitelli, consigliere diplomatico di Martinet e frutto di un'attenta discussione proprio con l'ambasciatore, metteva chiaramente in luce lo stato del rapporto tra i due partiti. Con il partito di Craxi, il Iago Cuafer si dichiarava senza mezzi termini. Bisognava però muoversi con estrema attenzione, con alcune cose da fare e altre invece da evitare. Tra le prime figuravano molte delle richieste ricorrenti nella storia dei rapporti tra i due partiti, per le quali Martinet si era d'altronde impegnato spesso in prima persona. Troviamo così l'organizzazione di un incontro ad alto livello sulle questioni economiche, un invito di Mitterrand a Craxi per un colloquio tra i due, una possibile azione infine sui media francesi che permettesse ad esempio un'intervista di Craxi per la stampa o la TV francese e che potesse soprattutto mitigare l'insofferenza per l'occhio di riguardo che la stampa francese sembrava avere nei confronti del PC. Forse però più di quelli da attuare, ancora più fondamentali erano i comportamenti da evitare, per non irritare ulteriormente i socialisti italiani. Tra questi, il più importante era sicuramente quello che tirava ancora in causa il PC. Spero di non invadere troppo la relazione del professor Lazare. Questo è il consiglio che giungeva infatti da Palazzo Farnese, e cito: «Evitare di fare pubblicamente gli occhi dolci a Berlinguer non aiuta i socialisti italiani, perché mette il dito nella piaga». È vero, concludeva Musitelli, ho potuto constatare che questo suscita una grande perplessità, anche presso i socialisti meglio disposti nei nostri confronti. Sulle mancanze dei socialisti francesi nei confronti dei cugini italiani sarebbe poi ritornato anche Gérard de Cotille, membro del Dipartimento Internazionale del PS e suo responsabile del suo interno per l'Italia, proprio dopo un colloquio con Martinet. I due avevano evidenziato una duplice mancanza da parte dei socialisti francesi. Primo, i socialisti francesi non sembravano ancora accettare il ruolo giocato dal PSI sullo scacchiere italiano. Secondo, cercavano e trovavano, e cito nuovamente, nel Partito Comunista Italiano un interlocutore attentif,
per certi versi più simile al PES. Si trattava, come espressamente rivelato dagli stessi ambienti socialisti italiani, della cosiddetta tesi Estier, esplicito riferimento al direttore dell'UIT e prosci di Mitterrand e vicino anche al Partito Comunista Italiano. Una tesi particolarmente mal vista dai socialisti italiani, che temevano anzi molto che fosse proprio Estier a succedere a Martinet come ambasciatore in Italia, e che ci rivela anche in controluce la profonda stima che l'ambasciatore godeva via del Corso. Come suggerito direttamente dallo stesso Martinet, soltanto un'azione diretta da parte del PS avrebbe potuto forse ribaltare la complicata situazione. Fondamentale restava però la reale volontà dei socialisti francesi nei confronti dei cugini italiani. La questione era posta senza mezzi termini alla fine della comunicazione, e cito: «Bisogna vedere se abbiamo interesse, oppure no, nel lasciare questa relazione nell'apatia». Un'indolenza, un'apatia per l'appunto, che Martinet aveva cercato di vincere impegnandosi in prima persona, prima e anche durante gli anni a Palazzo Farnese. Non so se mi rimane veramente un minuto per concludere. Come spero sia almeno in parte emerso da questa relazione, nel rapporto tra socialisti italiani e francesi Martinet ebbe senza dubbio un ruolo fondamentale e direi anche di riconosciuto intermediario. Nei minuti precedenti ho così cercato di tratteggiare i principali campi di azione di questa attività realmente a tutto tondo e che si è sviluppata, a mio avviso, attorno a tre assi complementari: aspetto di rete, costanti scambi politici, influenza teorico-culturale, e che si è declinata attraverso diverse sfaccettature: presenza costante, cucitore, consigliere, traduttore. A mio avviso però la figura di Martinet è soprattutto interessante perché proprio tramite la sua particolare traiettoria individuale permette di illuminare tutta la complessità della relazione tra socialisti italiani e francesi. Un rapporto complesso, sicuramente molto variopinto, forse peraltro da inserire nella più ampia amicizia difficile tra italiani e francesi, sulla quale lo stesso Martinet avrebbe riflettuto al suo ritorno da Palazzo Farnese e non a caso proprio il titolo di un suo volume scritto con Sergio Romano. Un'amicizia difficile quindi, che Martinet aveva toccato direttamente con mano ed assoluto protagonista, anche e soprattutto attraverso il suo profondo impegno di Pasteur nella relazione tra socialisti italiani e francesi. Vi ringrazio. Grazie a Samuele Sottoliva per questa bella, ricca, documentata relazione che ha attinto anche a documentazione inedita che sottolinea il ruolo poi nelle relazioni di organizzazioni complesse che hanno anche singole importanti figure. Ecco, in questo bel assemblaggio del programma dei lavori di questo convegno tra studiosi più giovani e più esperti, ora la volta di un giovanissimo e quindi Marc Lazar, che però non ha bisogno di presentazioni, che terrà una relazione su un tema importante, le socialiste française et italienne e la question communiste, già un po' evocata anche sul finale di questa relazione precedente. Grazie. Bon pomeriggio, merci pour cette invitation. En fait, je traite un sujet qui m'a été proposé par Alessandro Giacone, donc effectivement les socialistes français et italiens, et la question communiste dans les années 1970-1980. Je présente tout de suite mes excuses à Judith Bonin et Andrea Spivi, qui en ont sans doute déjà parlé. Je n'ai pas pu assister à leur communication ce matin, donc il y a peut-être des choses qui ont déjà été dites, mais peut-être que je les présenterai d'une autre façon. En fait, mon propos va s'organiser autour de deux questions. Bah, précisément, c'est quoi la question communiste ? Par définition, elle n'est pas nouvelle pour les socialistes, mais comment se pose-t-elle dans cette période pour les socialistes ? Et je rappelle que Enrico Berlinguer avait publié deux volumes qui s'appelaient justement « La question des communistes », qui avait été publié entre 1969 et 1975. Et deuxième question, quelle réponse les socialistes, et je précise bien sûr que je me limite ici au Parti Socialiste et au PSI, au Parti Socialiste Italien, je n'évoquerai pas d'autres formations se réclamant du socialisme, comme par exemple le PSU à l'époque ou le Parti Social-Démocrate Italien. Quelle réponse ces socialistes ont donné à cette question ? Mais avant d'entrer dans le
cœur de cette intervention, je crois qu'il y a une courte précaution méthodologique à présenter. Parce que construire une comparaison est à la fois présente des intérêts et en même temps se heurte à des obstacles, surtout sur ce sujet. Alors, l'intérêt est évident, on le voit depuis finalement ce matin, c'est-à-dire qu'on a deux partis socialistes qui ont été longtemps dominés, et encore plus au seuil de la période qui nous intéresse, par deux partis communistes, les plus puissants de l'Europe occidentale, et qui, deux partis socialistes, qui dans les années 70 tentent, avec succès pour le Parti socialiste en France, du point de vue électoral, vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus, à l'emporter sur le Parti communiste français, alors que ce n'a pas été le cas en Italie. Intérêt aussi parce que les deux partis socialistes, en tout cas au début de la période, se situent dans une position particulière par rapport à l'international socialiste et à la social-démocratie alors puissante, le SPD, le parti suédois, et avec deux partis communistes qui, plus ou moins en harmonie, s'engagent, on l'a évoqué, dans ce qu'on a appelé l'euro-communisme. Mais les obstacles sont compliqués, il faut les avoir en tête. Je m'intéresse ici à quatre partis qui ont des différences notables et qui, justement, compliquent la comparaison. En particulier parce qu'il y a des systèmes de partis, ça a été souligné par Gianfranco Pasquino, et des systèmes politiques différents, incluant des modes de scrutin différents, ça a été aussi rappelé, et cela a justement un impact considérable sur la question communiste pour les socialistes. Alors je sais que les historiens n'aiment pas trop faire référence à cela, je crois que ça nous vient de la science politique, et il faut vraiment l'intégrer. Oui, ça compte, les systèmes de partis, les systèmes politiques et les modes de scrutin. Mon sujet, c'est donc bien les socialistes et la question communiste, c'est donc à chercher, à comprendre la façon dont les socialistes de chaque pays posent, pensent, élaborent la question communiste en procédant à une étude comparée au niveau des groupes dirigeants, mais pas simplement d'une comparaison, parce qu'il y a des interactions, on vient de le voir avec Samuel, des interactions permanentes entre les socialistes et français et italiens par rapport au parti communiste, interactions qui contribuent à différencier justement la façon d'appréhender la question communiste et plus encore d'essayer de la résoudre. Donc je ne m'intéresse pas ici à la comparaison entre socialistes français et italiens, j'avais écrit des petites choses là-dessus, et puis surtout il y a la thèse de Samuel Sottoriva, que j'ai le plaisir de diriger avec Renato Moro, qui s'appelle, le titre de sa thèse est vraiment en harmonie avec ce qu'on dit depuis ce matin, « Une amitié difficile, le Parti socialiste italien et le Parti socialiste français au long des années 1969-1980. » Alors c'est quoi la question communiste pour les socialistes dans les années 70-80 en France et en Italie? Ce sera ma première partie. C'est pas une question nouvelle. C'est pas une question nouvelle. Elle est posée depuis 1917. Elle est posée depuis 1919 avec la création de l'International communiste, depuis décembre 1920 avec le congrès de Tours, depuis janvier 1921 avec le congrès de Livourne. Mais elle ne s'est pas posée de la même façon dans les deux pays et surtout selon les époques. Sans en faire, bien sûr, ici, l'étude détaillée, rappelons qu'il y a des périodes de confrontation, et je vais employer un adjectif très fort, violente, à tous les sens de l'adjectif violent, et des périodes d'unité, notamment dans l'opposition commune au fascisme, du moins à partir du milieu des années 30, après que le communisme mondial a abandonné la qualification très agréable de social-fascisme. Mais je veux retenir ici, pour notre période, une différence essentielle que je pose en plus comme hypothèse de recherche. C'est ce que j'appelle le traumatisme des débuts de la guerre froide. Les deux partis socialistes ont fonctionné à front renversé, aboutissant à un double « plus jamais ça » de contenu opposé. Le parti communiste et le parti socialiste étaient alliés pendant la guerre froide jusqu'au milieu des années 50. C'est « plus jamais ça », « plus jamais ça » pour les socialistes italiens, du moins pour nombre d'entre eux, car on le sait, pour une majorité de ces socialistes, le PSI, qui est un parti profondément divisé, on l'a rappelé, mais pour ceux qu'on appelle les autonomistes, c'est parce qu'il y a eu l'alliance avec le Parti communiste italien que leur parti est en déclin. Du côté français, c'est bien sûr l'expérience du Parti socialiste et de la Troisième Force. Et le plus jamais ça, c'est, je vais employer là un mot très fort, la honte d'avoir gouverné avec le MRP, le bilan de faillite qu'ils en tirent et qui s'ajoute en plus au soutien donné au retour de De Gaulle en 1958
par la majorité de la SFIO, à la politique algérienne de la SFIO, à la gestion du parti par Guy Mollet et ses amis, le tout dans un contexte général de radicalisation à gauche depuis les années 60 et surtout après mai 1968. Le Parti socialiste de François Mitterrand, pour des raisons de stratégie politique, sur laquelle je vais revenir dans un instant, mais à cause aussi de cette expérience passée de la 4e République, ne veut plus pratiquer l'anticommunisme qui avait marqué la SFIO. On sait tous que Guy Mollet disait que les communistes n'étaient pas à gauche, mais à l'Est. Et d'ailleurs, c'est par rapport à cela qu'une partie minoritaire de socialistes ont refusé de suivre François Mitterrand, pensons à Max Lejeune. Davantage, et c'est comme ça, ça fera peut-être discuter maintenant, il en résulte une forme de timidité d'une majorité des socialistes face au communisme sur le plan idéologique. Le Parti socialiste italien, au-delà de la diversité de ses courants, mais surtout avec Craxi qui prend la tête du Parti socialiste en 1976, et c'est ce parti qui m'intéresse fondamentalement ici, c'est la rupture avec toute perspective d'alliance avec le Parti communiste italien. C'est le refus de se retrouver dans la situation d'être un parti appendice du Parti communiste, comme ça a été le cas à partir de 1948 jusqu'au milieu des années 50, mais pas simplement. C'est le début d'une confrontation incessante, tous azimuts, avec le Parti communiste italien et le communisme. Si je veux le dire d'une formule, la question communiste pour le Parti socialiste, en tout cas la majorité de ce parti, c'est une question de stratégie politique. Pour le PSI, c'est une question de stratégie et d'idéologie. Deuxième point, la domination, mais ça a été rappelé par toi, Val, du Parti communiste et du Parti communiste italien présente des différences. Tu l'as rappelé ce matin, il y a bien sûr une longue domination communiste en France depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, pour l'Italie, excusez-moi, à partir surtout de 1948. Il va y avoir un différentiel, tu l'as rappelé, avec des données électorales, donc j'y passe très rapidement, mais quand même, tu as rappelé en 1969 l'élection présidentielle, mais rappelons-nous, c'est qu'à partir des années 70, la différence entre le Parti socialiste et le Parti communiste est une différence très minime. Elle va se renverser, la date clé c'est 1981, 15,5% pour Georges Marchais, l'élection présidentielle, 26% premier tour pour François Mitterrand. Mais l'écart maximal entre le Parti socialiste et le Parti communiste en 1973, par exemple, c'est 2,3 points. En Italie, on a un très gros écart électoral. Le maximum a été atteint en 1976, c'est-à-dire au moment où Craxi prend la tête du Parti socialiste, 34,4 pour le PCI, tu l'as rappelé, 9,6 pour le PSI, soit près de 25 points de différence. Primum vivere, dit Bettino Craxi dans le congrès du Midas où il prend la tête, et c'est une lente remontée, mais c'est une lente remontée où l'écart, au final, la dernière élection que je prends en considération, 1987, c'est un écart de 12 points entre le Parti socialiste et le Parti communiste. C'est une asymétrie importante. Un faible écart, finalement, entre les socialistes français et les communistes à partir des années 70, avec François Mitterrand à la tête du Parti socialiste. Un écart important qui reste entre les socialistes et les communistes. C'est les conditions de, pour reprendre le titre, d'un livre très célèbre en Italie, Duello a Sinistra, un livre qui a beaucoup marqué à l'époque, en 1982, de Giuliano Amato et Luciano Cafani. C'est l'époque où justement les socialistes vont en permanence tenter de se différencier des communistes, et en particulier avec un texte de Bettino Craxi en 1978, où il va, dans un journal qui s'appelle L'Espresso, parler de Proudhon qui va opposer à Marx. On va y revenir, pourquoi il a voulu faire ce long texte, qui en fait n'aura pas beaucoup de lendemain, mais qui est une rupture nette, ça a été rappelé, avec le marxisme et le léninisme, et qui est une réponse, on oublie souvent de le dire, à une interview qu'avait donnée Berlinguer sur le léninisme quelques semaines auparavant. Mais attention, on a rappelé Val de la Fay, et je viens de le faire, les différences électorales, mais je crois qu'il ne faut pas prendre cela simplement en considération, il ne faut pas avoir un défaut d'optique. Les deux partis communistes sont des puissants partis de masse, sans comparaison avec les partis socialistes.
ils bénéficient de liens étroits avec des organisations syndicales, ils ne sont pas les mêmes, Sante les a beaucoup étudiés, ce n'est pas la même chose de la CGT et de la CGM. Ils ont de multiples associations, des organisations collatérales, comme on dit en Italie. Ils ont des solides implantations dans des fractions notables de la société, dans des territoires, ce qu'on appelle en Italie ces subcultures rouges, notion que moi j'ai reprise pour la France. Et n'oublions pas aussi chez les jeunes. N'oublions pas que Georges Marchais, encore une fois, n'a 15,5% en 1981, mais il est le premier, ça paraît surprenant aujourd'hui, il est le premier parti chez les jeunes de 18 à 24 ans. Un quart des jeunes de 18 à 24 ans ont voté pour Georges Marchais devant VGE, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, en fait, n'ayant que 22% du suffrage des jeunes. Et puis, les partis communistes ont encore un impact culturel et très important. Donc, c'est ça, ces partis communistes, et des partis communistes qui sont dans une logique d'euro-communisme sur lequel je vais y revenir. Enfin, un autre point important qui montre ce qu'est la question communiste, qui n'a pas encore été assez abordée, je crois, aujourd'hui, c'est que la question communiste, ce n'est pas simplement les deux partis communistes, celui de la France et celui de l'Italie, c'est le système communiste mondial, pour reprendre l'expression d'Annick Liegel, c'est-à-dire les pays de l'Est, et nous sommes dans un contexte qui va changer très rapidement, entre une période de détente, mais aussi une période d'expansion communiste, en Asie, Vietnam, Cambodge, en Afrique subsaharienne, en Afghanistan, avec des crispations en plus qui vont arriver dans le bloc de l'Est, la crise polonaise, dont l'acmé est en 1981, et puis crise des euromissiles sur lequel je vais revenir dans un instant. Donc comment se situer par rapport à ces pays communistes? C'est ça aussi la question communiste. Ce n'est pas simplement la rivalité avec les partis communistes, la confrontation avec les partis communistes, c'est la dimension internationale. Alors quelle réponse? Ma deuxième partie. Je vais distinguer deux périodes, les années 70 et puis les années de pouvoir. Et je dirais que dans les années 70, la question communiste est une question obsessionnelle pour les socialistes, avec deux stratégies différentes pour un même enjeu, rééquilibrer le rapport de force. Je ne vais pas m'étendre, on le sait, le Parti socialiste va s'allier avec le Parti communiste jusqu'en 1977-1978, tandis que le Parti socialiste italien, à partir surtout de Bettino Craxi, après un petit moment d'hésitation, va décider de se confronter avec le Parti communiste italien va avoir donc une attitude différente, une attitude stratégique différente. Et je voudrais insister sur un point qui est la question de l'eurocommunisme. Parce que là aussi, stratégiquement, ça modifie les choses. L'eurocommunisme pour le Parti socialiste en France justifie l'unité avec le Parti communiste. Justifie l'unité. Parce que ça permet au Parti socialiste de se donner une légitimité face aux attaques de la droite. N'oublions pas que les attaques de la droite et de Valéry Giscard d'Estaing sont importantes dans un contexte intellectuel très fort d'antitotalitarisme, ce qu'on a appelé en France l'effet Solzhenitsyn, d'inquiétude face à l'URSS. Un intellectuel comme Castoriadis publie en 1980 un livre qu'on a complètement oublié qui s'appelle « Devant la guerre » qui a un énorme impact. Il n'y aura jamais le deuxième volume qu'il attendait. Et c'est évidemment une situation différente, même si ensuite le Parti socialiste va mettre en contradiction le Parti communiste entre ses proclamations eurocommunistes et sa réalité interne. Pour le Parti socialiste italien, c'est un problème l'eurocommunisme. Ce n'est pas une justification. D'autant plus que le Parti socialiste italien, et en particulier celui qu'on présentait comme le ministre des Affaires étrangères, Giorgio Napolitano, noue des contacts avec le reste de la gauche européenne. Ça a été étudié par Michele Di Donato, un très bon chercheur italien. Et donc, pour le PSI, justement, l'objectif, c'est de tout faire pour entraver cette opération du Parti communiste italien de légitimation démocratique et en particulier de lien avec la gauche. Et donc, c'est une attaque systématique contre le prétendu eurocommunisme de la part des socialistes. Deuxième élément dans justement ces réponses, c'est qu'on a une configuration compliquée de leadership. Mitterrand, Craxi, Marchais, Berlinguer, c'est un quadrille, je reprends une formule qu'avait utilisée Maurice Duverger pour les partis politiques en France, un quadrille particulièrement compliqué. On a un François Mitterrand qui n'était pas socialiste, c'est le moins qu'on puisse dire, avant sa conversion en France, face à un Georges Marchais, militant communiste bien particulier. Et on a en Italie un Craxi qui est un socialiste doc, un socialiste ad hoc, comme si dirait en italien, non, agressif envers Berlinguer, mais un Berlinguer aussi
qui est particulièrement dur avec Bettino Craxi. Je vous recommande la lecture des textes d'Antonio Tato, un catho-communiste qui est le chef du service de presse et conseiller de Berlinguer, qui s'appelle Carlo Berlinguer, dans lequel on voit la dureté avec laquelle Tato parle de Craxi. Mais le jeu est encore plus compliqué que ça, parce que, ça a été déjà un peu dit, François Mitterrand et Berlinguer ont des relations assez étroites, notamment du côté, ici je me place du côté socialiste, non pas que François Mitterrand est particulièrement d'atome crochu avec Enrico Berlinguer, mais il est utile évidemment dans la confrontation avec Georges Marchais. Et on a dans les archives du Parti communiste français une série de déclarations de Marchais qui n'est pas content du tout, qui exprime son désaccord avec Berlinguer pour la relation de sympathie qui semblerait exister entre Enrico Berlinguer et François Mitterrand. C'est une série de documents qu'on trouve dans les archives du Parti communiste français à partir de 1977. On trouve dans les archives de l'Institut Gramsci en Italie, on voit la répercussion de cela. En permanence, il y a de ce point de vue-là une confrontation entre Craxi et Mitterrand, donc je ne vais pas y revenir, mais à la fois les rencontres, mais vous l'avez dit Samuel dans votre thèse, lorsque en mars 1982, Bettino Craxi rencontre Mitterrand, il y a un article dans l'Avanti dans lequel il explique qu'on ne peut pas faire la même chose que François Mitterrand, et une eccessive simplification, hein, et faire la même stratégie sarebbe de la propaganda et non servirebbe molto alla politica. Donc on a là un quadri donc très compliqué de rapport. Je signale, cela dit sur ce point-là, et c'est le gros apport de la thèse de Samuel, donc je l'utilise, Samuel a très bien montré qu'il faut en quelque sorte décortiquer ce groupe dirigeant. Il n'est pas uni du côté, par exemple, français. Je vais être un peu dans la simplification, mais on peut dire que sont très favorables au Parti communiste italien Claude Estier, Hugues Portelli, intéressant le cas d'Hugues Portelli, parti du CRS, qui aujourd'hui défend l'Église catholique contre le rapport Sauvé, en passant, sénateur UMP, passons, le CRS, une large partie du secrétariat international, le journal L'Unité, Mitterrand, certainement, plutôt méfiant Gérard Descotil et Robert Pontillon, cas très intéressant, qui s'intéresse beaucoup au Parti social-démocrate italien, quasiment plus qu'au Parti socialiste italien, et je dirais prudent, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ces caractérisations que je tire de votre thèse, Lionel Jospin et Gilles Martini. Et du côté du Parti socialiste italien, toute la gauche et les opposants à Craxi sont proches du Parti socialiste et de la personne même de François Mitterrand, voire intéressés par la politique de l'union de la gauche, dont ne veut pas le Parti communiste italien. Et notamment, c'est aussi le cas de la Fédération des Giovanni et des Socialistes. Mais je voudrais insister sur deux éléments de culture comparable et différente dans cette période. C'est là où c'est compliqué. Parce que d'un côté, sur les socialistes français, il y a une attraction du Parti communiste italien, mais pas simplement. Il y a une attraction... oui, je n'ai pas fini, je vois que tu arrives... Je crois que tu étais en train de dire qu'il ne restait plus beaucoup de minutes. Si, je te connais, Fulvio. Donc, il y a une attraction pour le Parti communiste. Il y a une attraction, ça c'est la thèse d'Anthony Crézégu, considérable pour Gramsci. Considérable pour Gramsci. Et qui marque une grande partie du Parti socialiste. Ce n'est pas le cas, justement, du Parti socialiste italien. Je vais y revenir dans un instant. Mais surtout, ce que l'on peut prendre comme élément de culture différente, c'est la question du communisme au pouvoir. Et là, je crois qu'il faut vraiment mettre en miroir, je vais employer une expression très forte, elle ne plaira peut-être pas, la complaisance des socialistes français qui heurtent une partie de l'intelligentsia de gauche française anti-totalitaire, sans parler du courant rocardien. Je voudrais prendre un exemple qui est dans la thèse de Sarolta Kalinjitsky, dans la thèse de Judith Bonin, qui l'a reprise dans son livre, c'est le communiqué commun de la visite du Parti socialiste français en Hongrie en mai 1967, qui, entre autres, consacre, fait l'éloge véritablement de ce qui se passe en Hongrie, condamne la violation des droits de l'homme au Chili, mais ne dit rien sur ce qui se passe en Hongrie, certes pays moins répressif que d'autres,
mais où il y avait des dissidents, je dirais quand même la figure de Georgi Konrad, emprisonné d'ailleurs la même année, où Laszlo Rage, c'est-à-dire le fils de celui qui avait été condamné durant les procès de 1952, plus une situation compliquée pour les églises. Ça crée très peu d'émoi, j'en parlais tout à l'heure avec Judith Bonin, qui cite un texte de Jean-Marie de Menac, qui est paru dans Esprit en juillet 1976, après ce communiqué, avec un titre terrible, un socialisme suicidaire. Jean Daniel aussi, pour Nouvel Observateur, est choqué par cela. Et je voudrais citer, parce que c'était un ami comme Gilles Martinet, François Feiteux, qui est un homme qui vient de la social-démocratie, qui était dans les revues de preuves et puis de commentaires, qui est scandalisé, d'ailleurs, qui est très proche de Craxi, François Feiteux. Et pourquoi est-il proche de Craxi? Parce que, en 1977, a eu lieu la Biennale de Venise, contre l'avis du Parti communiste italien, et où les socialistes italiens, justement, ont rendu hommage aux dissidents. Et je prends ici un exemple, c'est Ieri Pelikan, dans les archives du Parti communiste italien. Ieri Pelikan, directeur de la radio tchèque qui était en Italie au moment de l'invasion soviétique en été 68, ne cesse de demander de rencontrer Berlinguer, parlement européen, lors de la première élection au suffrage universel du Parlement européen. Et j'ajoute, bien sûr, il faut signaler ici le rôle de Carlo Lippa di Meana qui a organisé toute cette biennale. En 1977, c'est-à-dire un an après le communiqué commun du PS et des Hongrois. J'ajoute, je faisais allusion au gramschisme, à la fascination pour Gramsci, que justement au même moment, dans la revue Mondo Operario, en particulier dans des articles de Norberto Bobbio, va s'engager une confrontation très forte sur le plan idéologique entre une partie de la revue Mondo Operario et justement les communistes contre, avec une critique en règle de Gramsci. Donc vous voyez, ça fonctionne à front renversé. D'un côté, une fascination pour Gramsci en France, et d'autre côté, cette bagarre politique et culturelle qui s'engage du côté des socialistes italiens. J'en viens, mais ça sera beaucoup plus court, pour les années 80, parce que c'est une question communiste en voie de résolution. En France, les socialistes gagnent en 1981 et les quatre ministres communistes, alors là-dessus, on a beaucoup travaillé, j'ai publié des choses, sont complètement abandonnés par leur parti et c'est en quelque sorte, c'est un gouvernement, enfin c'est une action communiste des quatre ministres sans aucune boussole et le Parti communiste français va connaître son déclin, mais c'est aussi un déclin du côté, cette fois-ci, du Parti communiste dans l'usure, la fameuse usure à l'opposition dont parlait Giulio Andreotti, hein, celui qui est à l'opposition sus plus que celui qui est au pouvoir, de plus en plus en difficulté. Je vous rappelle le référendum perdu contre la suppression de l'échelle mobile en 1985, la défaite du Parti communiste italien qui vient après cette symbolique marche des 40 000 à Turin du 14 octobre 1980. Le Parti communiste à l'opposition est dans un processus d'usure alors que ça a été par la participation au pouvoir qu'on a enregistré cette usure en France. Ajoutons que, deuxième point, dans le leadership, on l'a évoqué avec Riccardo Grizzi tout à l'heure, il y a ce processus de personnalisation et de médiatisation qui se met en place avec François Mitterrand, ça a été étudié, Bettino Craxi, ça a été rappelé, même si c'est de là, notamment pour le deuxième septennat de François Mitterrand, l'éclat de son leadership va être quelque peu terni, et ça va être le cas bien sûr aussi pour Bettino Craxi dans les années 90. Mais en revanche, la personnalisation, la médiatisation, la présidentialisation de la vie politique vont encore plus pénaliser d'abord Georges Marchais, Berlinguer qui disparaît, je vous le rappelle, en 1984. Il y aura un gros problème de leadership pour le Parti communiste italien. Enfin, je voudrais terminer vraiment deux petites choses. C'est les évolutions à partir de 1980 en termes de culture politique. Et ça renvoie à ce qu'a présenté Mathieu Fula, entre autres. Je vais le dire brutalement, parce que trop schématiquement, c'est que ces socialistes français et italiens vont être de plus en plus modernisateurs, ça a été rappelé par Mathieu d'un point de vue économique, mais aussi pro-européens. Et notamment par rapport, non pas au Parti communiste italien qui s'européanise de plus en plus, mais par rapport au Parti communiste français. N'oublions pas, ça n'a pas été dit, mais le sommet européen de 1985, à Milan, où Mitterrand et Craxi vont mettre en difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire, Margaret Thatcher. N'oublions pas aussi la crise des euromissiles, où il va y avoir un rapprochement très fort
entre les socialistes, François Mitterrand, président de la République, Bettino Craxi, président du Conseil, avec un parti communiste français qui est revenu à l'orthodoxie, tandis que le parti communiste italien est dans une position très ambivalente sur la question des euromissiles. Et l'autre élément culturel qui m'a beaucoup frappé en reprenant tout ça, c'est le fait que le parti socialiste italien de Bettino Craxi va progressivement essayer de, dans son ambition de modernisation, de cavalcade, de chevaucher la modernisation telle qu'elle voit, telle que le parti socialiste le voit, de la société italienne. L'éloge de la société de consommation, le renversement des valeurs, Milano da bere, l'optimisme de la société italienne qui vient après les années de plomb, la volonté de vivre après ce moment terrible des années de plomb, l'idée de presque de s'amuser. Je vais prendre un exemple, excuse-moi Valdo, j'espère ne pas choquer, mais n'y voit aucune critique de ma part. Gianni De Michelis, ministre qui danse toutes les nuits et qui fait un petit livre sur l'éloge des discothèques de nuit, qui choque notamment la culture communiste italienne, parce que c'est la dimension de la question morale qu'avait mise en avant Enrico Berlinguer. On ne trouve pas ça. On ne trouve pas ça du côté socialiste français, pour une raison qui a été rappelée là encore par Mathieu Fula tout à l'heure, c'est-à-dire que la dimension anticapitaliste et critique du capitalisme reste très puissante en France, ce qui n'est quasiment plus le cas dans une grande partie du Parti socialiste craxien. Et j'en viens à ma conclusion. Un, le Parti socialiste n'a pas renversé le rapport de force, mais sans doute a contribué à casser l'hégémonie culturelle du communisme en Italie et de la culture communiste. Tandis que, c'est le paradoxe, le Parti socialiste français a gagné la bataille politique stratégique, mais, à mon sens, a laissé planer une certaine complaisance envers la culture communiste qui perdure bien après 1980. Donc ça, c'est vraiment le premier élément important à souligner. Deuxième point, cela étant, parce qu'on n'a pas le temps, cette question communiste n'est pas simplement résolue par l'action des partis socialistes, mais aussi par les mutations des sociétés françaises et italiennes et l'incapacité, pour des raisons différentes, des partis communistes d'y répondre, encore plus marquée en France qu'en Italie. Le divorce communiste avec la société en France se produit plus rapidement que le divorce communiste avec la société italienne. Reste à savoir si véritablement les partis socialistes en ont profité. 1993, c'est Manipulite et c'est la fin du craxisme. 1993, c'est la terrible déroute électorale socialiste française. Et 1995, c'est la fin du septennat de Mitterrand. Merci. Merci Marc, molte grazie a Marc Lazar per questa bellissima relazione ci ha offerto una lunga cavalcata attraverso le stagioni della politica e vari aspetti e il ruolo della ha parlato per il Partito Socialista, la questione comunista rappresenta una questione strategica e ideologica e in questo dibattito ideologico anch'io ricordo benissimo la riscoperta di autori come Proudhon. Noi scherzavamo, vedo qui l'amico Margiotta Broglio, avevamo un collega in facoltà di storia delle dottrine politiche, un maestro, Antonio Zanfarino, che era uno dei pochi insieme a Craxi in quel periodo a dedicare le sue attenzioni per Proudhon. E anche la fascinazione per Gramsci, ho visto, è di poche settimane fa, in fondo l'uscita di un'ennesima antologia curata dall'amico Jean-Yves Fratigny e Gallimard. Però non sottraiamo tempo alle relazioni successive, quindi do subito la parola a Sante Cruciani, Università della Tuscia, la CGL di Bruno Trentin e il socialismo francese. Sante. Sì, grazie Fulvio. Vorrei innanzitutto ringraziare la Fondazione Circolo Rosselli, l'Associazione Italique, l'Istituto François Mitterrand, Alessandro Giacone per l'invito a questo colloquio sui socialisti francesi e italiani negli anni 70 e 80. In una sessione dedicata ai rapporti bilaterali e alla questione comunista, emerge da subito l'originalità della CGL di Bruno Trentin nel contesto del socialismo italiano e francese.
È un'originalità che deriva dalla stessa biografia politica di Trentin. La nascita in Francia nel 1926 dall'antifascista Silvio Trentin, la resistenza in Francia e in Italia, la militanza nel Partito d'Azione, gli studi ad Howard sul diritto del lavoro negli Stati Uniti, l'incontro con Vittorio Foa presso l'ufficio studi della CGIL e poi con Di Vittorio, fino all'iscrizione al Partito Comunista nel 1950. È in questo quadro che gli eretici della CGIL, per riprendere un'espressione di Trentin, danno vita a una battaglia politica forte con la CGT all'interno della Federazione Sindacale Mondiale in nome dell'autonomia del sindacato, del rifiuto della cinghia di trasmissione. La storiografia ha indagato la reazione della CGIL all'invasione sovietica dell'Ungheria nel 1956, il dissenso di Di Vittorio rispetto alla posizione del Partito Comunista e dello stesso Togliatti, un dissenso condiviso da Trentin, e poi l'apertura della CGIL al processo di integrazione europea nel 1957, fino alla relazione di Trentin al convegno dell'Istituto Gramsci nel 1962 sulle tendenze del capitalismo italiano. Una relazione che porterà Trentin a guidare la FIOM insieme al socialista Piero Boni e a guidare un nuovo ciclo di lotte sindacali dal miracolo economico al secondo biennio rosso 68-69. E questa lunga introduzione è funzionale a mettere in evidenza il ruolo di Bruno Trentin come crocevia tra la sinistra italiana e francese, tra le culture politiche comunista, socialista e cristiano-sociale. È un percorso di ricerca che è stato avviato fin dal 2012 attraverso un convegno all'École Française des Roms proprio su Trentin e la sinistra italiana e francese. Negli anni 70, nella stagione del Sindacato dei Consigli, la Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici con Trentin, che arniti è benvenuto, dell'ingresso della FIOM nella Federazione Europea dei Metalmeccanici, Trentin svolge un triplice ruolo nei rapporti tra le sinistre italiane e francesi. È un punto di riferimento per le culture riformatrici del PC e della CGT. Si può ricordare la testimonianza di Jean-Louis Moineau. È un interlocutore della Confédération Française du Travail, grazie a un rapporto antico di comunanza con Paul Vigneault, ed è un interlocutore della Dexième o della Nouvelle Gauche Française. E Gilles Martinet, nel suo volume Les Italiennes, ritratti inediti del taccuino di un ambasciatore, ha messo in evidenza il circuito intellettuale e politico in cui Trentin si muove in quegli anni, i rapporti con André Gosse, Serge Maillet, Alain Turenne, Edmond Marie e Jacques Chirac. Occorre anche ricordare la posizione di Trentin rispetto alla svolta dell'euro di Luciano Lama nel 1977, la scelta dell'austerità, che è una scelta di sostegno alla politica del compromesso storico di Enrico Berlinguer. Trentin condivide quella svolta, ma a condizione che nelle fabbriche non si abbandoni la lotta per il controllo del potere dell'organizzazione del lavoro. Come sappiamo, le cose andranno diversamente da quanto auspicato da Trentin. E nel 1977 il volume Da sfruttati a produttori, lotta operaia e sviluppo capitalistico economico alla crisi aprirà una fase nuova nella riflessione intellettuale di Trentin. Giovanni Mari ha segnato la rottura epistemologica con le categorie classiche del marxismo. Si apre per Trentin una ricerca che comincia a guardare ad altri autori, Simone Weil, Hannah, un socialismo libertario ed eretico. Il volume è pubblicato in Francia presso le Éditions Ouvières con una prefazione di Jean-Louis Moineau. Negli anni Ottanta, quando ormai è esaurita la stagione del compromesso storico, il Partito Comunista Italiano è uscito dalla maggioranza di governo proprio sull'adesione italiana allo SME, e in Francia si è affermata la leadership di Mitterrand con la conquista dell'Eliseo nel 1981, Trentin inaugura un confronto serrato con un'altra figura eretico di frontiera del socialismo francese come Jacques Delors. Nel 1982 un'intervista parallela al quotidiano Libération inaugura una riflessione congiunta sulla
rivoluzione informatica, sui primi passi della globalizzazione, sul ruolo della sinistra in Europa. Secondo Delors e Trentin occorre riflettere sul ruolo politico dell'Europa. Le sinistre devono abbandonare una lotta per il risarcimento economico dei diritti negati del mondo del lavoro e occorre puntare sul ruolo della CEE nella divisione internazionale del lavoro. Quando Delors diverrà presidente della Commissione europea nel 1985, lancerà il libro bianco per il completamento del mercato unico entro il 1992 e il dialogo sociale europeo, la partecipazione di Trentin agli incontri di Val d'Uchesse è in qualche modo una conseguenza naturale di questo incontro. Trentin, all'interno del dialogo sociale europeo, si occuperà di un tema a lui molto caro, quello dell'innovazione tecnologica e della formazione permanente. Si muoverà nel network politico del dialogo sociale con intellettuali e dirigenti sindacali come Jean de Gindre, Carlo Savoini, Emilio Gabbaglio e incontrerà nuovamente Jacques Chirac, appunto dirigente della Confederazione Française du Travail, e Bernard Brun, consigliere sociale del primo ministro Pierre Mauroy. In questo stesso periodo, nel biennio 1986-1988, seguito all'abbandono di Luciano Lama della CGIL e della leadership di Antonio Pizzinato, Trentin comincia a lavorare all'autoriforma della CGIL. Nel 1988 è l'animatore di un convegno ad Ariccia dal titolo 1992, Atto Unico e Piano Delors, l'Italia e la comunità europea tra mercato globale e processi di internazionalizzazione. Nella relazione di Trentin c'è già una scommessa sull'Europa, su una nuova cultura sindacale che diventerà a progetto politico per la CGIL al momento delle dimissioni di Pizzinato nel novembre del 1998. Se vediamo la stampa di quel periodo, ci accorgiamo che è il momento in cui la CGIL mette in campo, diciamo, il suo cavallo di razza, la carta per rispondere alla crisi, per aprire davvero una nuova fase. Vittoria Sifo scrive sulla Repubblica: un'ovazione per Trentin, la CGIL si affida al carisma. E Trentin, in una intervista rilasciata al Manifesto e all'Unità, mette subito le cose in chiaro. Così penso alla nuova CGIL: nel lavoro la variabile indipendente è l'uomo. La visione di Trentin del nuovo sindacato degli anni 80 si esprime compiutamente alla conferenza programmatica di Chianciano nell'aprile del 1989. Il titolo della sua relazione è emblematico: per una nuova solidarietà, riscoprire i diritti, ripensare il sindacato. È il passaggio dalla classe alla centralità della persona, all'umanizzazione del lavoro e la scelta di campo sull'Europa con una grande sintonia con la visione di Jacques Delors. Trentin si batte per un lavoro umanizzato che abbia al centro la formazione permanente dell'individuo, un sindacato al servizio di una solidarietà dei diritti e dell'autorealizzazione della persona nel lavoro. Il manifesto di Chianciano vuole essere anche un manifesto politico per la sinistra europea. Della sintonia con Jacques Delors abbiamo detto. È possibile qui introdurre, a proposito del 1989, un nuovo elemento di comparazione, vale a dire quello con la visione del socialismo di François Mitterrand. L'occasione è il bicentenario della Rivoluzione francese. Fabrizio Loreto, lavorando sui diari di Trentin pubblicati da Eugène Variem, si è soffermata sulla riflessione di Trentin proprio sul bicentenario della Rivoluzione francese. Trentin si interroga sulla tensione tra uguaglianza e libertà, sul pensiero di Rousseau, ama molto la riflessione di Condorcet sulla realizzazione dei diritti individuali attraverso l'educazione e la formazione. Critica però il giacobinismo, da cui deriva la concezione leninista della rivoluzione e dello Stato, definita da Trentin intrinsecamente autoritaria. È l'inizio di una riflessione che accompagnerà Trentin anche nei decenni successivi. Nel caso francese, il bicentenario della rivoluzione del 1789 è l'occasione per affermare la leadership di Mitterrand a livello internazionale. I festeggiamenti per il bicentenario vedono Parigi al centro del mondo, un articolo di Guido Fabiani sulla Repubblica.
ci sarà l'incontro del G7 presso, con i leader di Stato presso la piramide del Louvre, ma è interessante anche la riflessione di Mitterrand sul rapporto tra libertà e uguaglianza a proposito del bicentenario della rivoluzione francese. Mitterrand rilascia un'intervista a Tendé e poi all'Estrée, in cui affronta il tema della libertà e dell'uguaglianza nel periodo della rivoluzione informatica, si pone molte questioni che assomigliano a quelle di Trentina, ma dal punto di vista della visione del socialismo resta ancorato al ruolo dello Stato e a politiche di redistribuzione della ricchezza. Il 1989 è anche l'occasione per riflettere su altri elementi di comparazione tra Trentin, Delors e Mitterrand. Naturalmente il pensiero va subito al crollo del muro di Berlino. Le memorie di Delors restituiscono la prontezza di riflessi del presidente della Commissione europea, quelle "io non ho paura" pronunciato in tedesco di fronte alla caduta del muro di Berlino e il via libera di Delors alla riunificazione tedesca. Conosciamo anche la maggiore prudenza di Mitterrand. Mussitelli, a proposito dei suoi articoli su Mitterrand, l'European, ha messo bene in evidenza la prudenza di Mitterrand, il voler dare via libera all'unificazione tedesca soltanto nel quadro di un rilancio del processo di integrazione europea, una nuova Unione Europea. C'è un'espressione di Mitterrand molto bella a proposito del discorso ai francesi del 31 dicembre 1989, un'Europa che deve rientrare nella sua storia e nella sua geografia dopo la fine dell'ordine degli altri, ma anche la consapevolezza dei rischi di una regressione all'Europa del 1919. Nel caso di Trentin, la riflessione riguarda le culture politiche del socialismo. Trentin vive il crollo del muro di Berlino, certo, con la consapevolezza che questo significa, ciò che questo significa per il movimento comunista, ma anche come una liberazione. È il momento di abbandonare una visione finalistica della politica e di dare vita alla ricerca di un socialismo alto, di un socialismo che era stato fino a quel momento minoritario nella storia della sinistra europea, ma che deve mettere al centro i diritti della persona e il tema della liberazione non dal lavoro ma nel lavoro. Trentin si batte in questo periodo anche per una riforma della Confederazione Europea dei Sindacati, sostenendo le elezioni di Emilio Gabbaglia alla segreteria generale della CES. Nell'ottobre del 1991, al 12° congresso della CGIL, darà vita al nuovo programma Strategia dei diritti, etica della solidarietà. Per andare verso le conclusioni, l'ultimo tassello della mia riflessione riguarderà il 1992, vale a dire la posizione di Trentin, Delors e Mitterrand sul trattato di Maastricht del febbraio 1992. E sappiamo che Delors avrebbe preferito una struttura del trattato capace di mettere un rapporto di osmosi alla politica economica, alla politica sociale, e Mitterrand sceglierà invece una via, diciamo, di un'Europa intergovernativa, in qualche modo ponendo un freno alla visione di Delors di un'Europa federazione di stati e nazioni. Per i trentini il biennio 92-93 è quello che lui stesso ha definito come il più drammatico della sua esperienza di sindacalista. All'accordo del 92 con il governo Amato per scongiurare di fatto non solo la crisi politica ma anche la crisi finanziaria del paese, la firma di un accordo, le dimissioni poi rientrate per pressioni del comitato direttivo della CGIL, le contestazioni in piazza, i diari di Trentin danno l'idea davvero di un tormento interiore, scriverà Trentin l'inferno dentro di me. Ma ci saranno anche molti suoi elementi di solidarietà. Certo, i bulloni in piazza, ma anche una valanga di attestazioni di stima e di solidarietà. L'archivio di Trentin ne restituisce molto. Ce n'è una molto bella che vale la pena di essere richiamata, quella di Giuliano Vastalli, che scrive: tuo padre sarebbe stato fiero di te.
E possiamo ricordare i giudizi molto aspri di Trentin su Ottaviano Del Turco e Giuliano Amato. Ottaviano Del Turco che ha rinunciato all'autonomia del sindacato e Giuliano Amato che nella conduzione di quella vertenza si è schiacciato sulle posizioni della Confindustria. Ma Trentino riuscirà a ribaltare quell'accordo con l'accordo successivo del 23 luglio del 1993 con il governo Ciampi. Ci sarà una rivendicazione di questa operazione proprio in un'intervista rilasciata al Messaggero. Trentin dirà ribaltato l'accordo del 92 col governo Amato, i contenuti e i metodi. Per quello che riguarda il trattato di Maastricht, Mitterrand è stato il grande protagonista della campagna elettorale del settembre 1992 sul referendum. Intanto è Mitterrand che decide di convocare il referendum dopo la vittoria del no al referendum danese del 2 giugno. L'intervento di Mitterrand all'Istituto di Studi Politici il 5 giugno inaugura una strategia comunicativa volta a sostenere la ratifica del trattato perché la Francia è la nostra patria, ma l'Europa è il nostro avvenire. E la campagna elettorale diventa sempre più difficile perché divide dall'interno i partiti. L'ex presidente Giscard si pronuncia per il sì, il socialista Jean-Pierre Chevènement si pronuncia per il no. Nella diretta televisiva Aujourd'hui l'Europe, in diretta dalla Sorbona, Mitterrand, dialogando con gruppo, diciamo, con un campione di cittadini francesi e poi confrontandosi con il sostenitore del no, Philippe Séguin, sosterrà le ragioni del trattato di Maastricht perché dice il potere torna in mano agli stati e quindi ai cittadini. La posizione di Trentin è del tutto diversa. Intanto il Partito Socialista Francese, con una lettera di Fabius, primo segretario, inviterà Trentin a partecipare ad un incontro a sostegno del sì al referendum, dal titolo La gauche sur l'Europe, il 31 luglio del 1992. La lettera è stata, diciamo, individuata negli archivi di Trentin. E Fabius insiste sull'importanza di quell'appuntamento sul socialismo francese. Trentin è a favore del trattato di Maastricht nonostante le sue contraddizioni. Secondo Trentin è necessario dar vita a una battaglia per riequilibrare il rapporto tra politica ed economia nell'Unione Europea. È necessario battersi per il coordinamento delle politiche economiche e per il ruolo dell'Unione Europea nel contesto internazionale. Il referendum, e vado davvero alle conclusioni, terminerà con una vittoria di misura delle sì, il 51,4% contro il 48,96%. Mitterrand si feliciterà con i francesi per aver scelto tutte le chance dell'Endemann, ma in realtà abbiamo anche magari discusso con Marc Lazare in un convegno sui presidenti italiani e francesi, il 1992 è un tornante importante nella politica francese e nella sinistra francese, perché una parte importante dell'elettorato operaio tradizionalmente socialista si volta a destra e vota contro la ratifica del trattato. Il 1992 è un tornante anche per l'Italia, chiaramente. Non è un caso che nel 94 l'avventura politica di Berlusconi a sorpresa vincerà le elezioni. Il Trentin dirà che è stata una sconfitta per l'assenza di un progetto delle sinistre. E siamo agli anni 90, quindi possiamo concludere questa relazione. Sarebbe possibile riflettere sugli sguardi incrociati tra Trentin e Delors, le riflessioni di Trentin su Delors, sui diari, il ritratto che Delors traccia nella prefazione all'edizione francese della Cité de Travail. Dice Delors a proposito di Trentin: un homme debout, ferme, ma di una grande sensibilité, ossia l'intellectuel e un chercheur en sciences sociales, unissant la pensée e l'action. La battaglia di Delors e Trentin continuerà anche negli anni successivi, negli anni 90, nell'esperienza al Parlamento europeo. Se ne è parlato questa mattina insieme a Michel Rocard, a Giorgio Napolitano, nella fase anche della Convenzione europea. Qui probabilmente domani Baldo Spini interverrà e ci dirà anche del socialismo europeo in quel frangente. E certamente si apre così un cantiere di lavoro che può
continuare. E segniamo soltanto la recente pubblicazione, la riedizione del volume La libertà viene prima per Firenze University Press, anche con il sostegno di Marcel Padovani, che vedo qui in sala e che ringrazio. È un cantiere di ricerca che vuole riflettere non solo sul socialismo italiano e francese, ma sulle dinamiche del potere nel socialismo europeo. Una sfida intellettuale e storiografica di cui sicuramente c'è bisogno. Grazie. Grazie molte a Sante Cruciani per aver introdotto all'interno del nostro convegno, della nostra giornata di studio, un altro soggetto importante che è il sindacato e un personaggio di rilievo in questo ruolo di trade union tra l'Italia e la Francia, tra i socialisti e la sinistra italiana, la gauche italiana e francese come Trentino. E grazie anche per essere stato nei tempi, che consente all'ultimo relatore, se rispetterà anche lui i tempi che ci siamo dati, una ventina di minuti, per lasciare poi spazio al dibattito. Federico Lucarini, professore di storia delle istituzioni politiche all'Università di Lecce, un intervento dal titolo promettente, Poter capire, voler spiegare, Berlinguer, Marché e l'eurocomunismo. Federico. Un intervento rapsodico, visto che non ero saputo su meno di 2 settimane fa di questo colloquio, si intitola Poter capire, voler spiegare il caso italiano degli anni 70. Io incomincerei da 2 citazioni che mi sono state sollecitate dall'intervento di Mathieu Furlà e da quello di Marc Lazare. La prima citazione è ripresa dal libro veramente interessante, La gauche del pouvoir et socialisme, Hommage à Nicolas Poulantzas, pubblicato da presso l'Università da PUF nel 1983. Questo si tratta di un'intervista che poco prima della morte dello stesso Poulantzas viene fatta dalla rivista, da Marco Diani, della rivista Rinascita, il 12 ottobre del 79, e in questa occasione l'articolo in francese si intitola Une révolution copernicienne dans la politique. Question. Dans les débats sur la crise du marxisme, ou mieux des marxismes, la thèse de la responsabilité de la théorie a été souvent avancée et développée. En ce qui te concerne, tu as rappelé à plusieurs reprises qu'on ne peut attribuer à la théorie plus de responsabilité qu'elle n'en a. Faut-il en déduire que tu sépares les présupposés théoriques de la pratique et des réalisations politiques ? Réponse. Précisons. Tout d'abord, j'ai voulu intervenir dans les vifs d'une polémique dominée par l'antimarxisme hystérique des nouveaux philosophes. B.L., H.L., Barnard, Lévy et Luchman, où le marxisme était purement et simplement identifié au goulag. Marc Lazare, tout à l'heure, l'archipel goulag. Il me semble de plus en plus urgent d'abandonner toute cette conception léniniste, héritée de Marx et très prégnante, qui repose sur l'adéquation de la théorie et de la pratique. Car c'est à partir de cette adéquation que l'on repère et classe les retards ou le décalage, provoqué par l'histoire. Et si, à l'inverse, on abandonnait cette vision de la scientificité en acceptant l'idée d'une tension structurelle entre la théorie, quelle qu'elle soit, et la pratique, en cessant, le marxisme n'est pas plus responsable du goulag che sorelle du fascisme ou Nietzsche du nazisme. Certes, il y a bien un risque absoudre le marxisme des plus difficultés rencontrées dans la réalisation du socialisme. Pour l'éviter, je crois qu'on doit insister sur tout ce qui sépare Marx de Lénine, non seulement abandonner ce qui est déjà fait, la canonisation stalinienne
entre guillemets, marxisme-léninisme, mais reconnaître dans le léninisme, y compris dans sa pureté théorique, il existe des éléments qui ont pu favoriser l'existence du stalinisme. Deuxième citation, même... C'est Poulenzas. Et l'autre, c'est Pierre Birbaum, qui a beaucoup étudié l'État, les grandes élites, les sommets de l'État, édité un bouquin en 1977 sur le sommet de l'État. Pierre Birbaum, je cite brièvement, l'État, les pouvoirs politiques et le socialisme, les cas français, grâce à sa victoire aux élections législatives de juin 1981, le Parti socialiste et ses alliés ont conquis les pouvoirs parlementaires. Contrôlant désormais les fonctions législatives et exécutives, bien implantées au niveau du pouvoir local, les cantonales, les PS occupent les pouvoirs politiques presque dans son ensemble. Dominait-il pour autant l'État lui-même? Dans un système politique comme celui de la France, où les principes étatiques s'exercent de manière si permanente par la construction d'un espace public différencié qui témoigne de l'autonomisation de l'État, où une fonction publique solidement organisée adhère à l'idée des services publics et prétend se tenir à l'écart de tous les groupes sociaux présumés particularistes, il est clair que la gauche ne conquiert pas l'État lorsqu'elle parvient à maîtriser les pouvoirs politiques à l'aide du suffrage universel. Et alors je viens à ma communication et j'ai dit que j'avais beaucoup de choses à dire. J'ai lu Nicolas Poulenzas parce que mon collègue il a fait ha citato Trentin, sì, ha citato Trentin, quindi mi è venuto in mente il padre Silvio Trentin, che aderiva a Giustizia e Libertà e che era un grandissimo giurista, però quando era in Francia dovette fare il Lemusier, il falegname e la prima il tipografo per mantenersi. E poi ho citato Birbaum per quello che ha detto giusto appunto Mazzara, il suo allievo. Leggo queste brevi note cercando di essere rapido e di non divagare. Ho parlato di caso italiano perché secondo me la grande assente, tranne alcuni accenni in relazioni che ho ascoltato e che mi sono molto piaciute, la grande assente è qui la Germania. Nell'estate del 77 il settimanale molto vicino all'SPD, Der Spiegel, pubblica un articolo famosissimo, Das Urlaubland, il paese delle vacanze, in cui si vede il piatto di spaghetti fumanti con i pomodori e una beretta sopra, quindi Das Urlaubland, il paese delle vacanze, col punto interrogativo. E cito, scusatemi, è un mio vizio, me lo imputano anche gli studenti, Francesco Valentini, che dopo Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera è stato quello che per primo ha introdotto il pensiero di Kaczmit in Italia, che nella prefazione del volume sulla dittatura così dice: se noi teniamo fermi ai criteri di giudizio schmittiani, lo storico di domani ci saprà dire certamente se l'azione di un politico è stata sterile o storicamente efficace, se abbia cioè contribuito a dar senso al corso delle cose. E poi un salto alla suddivisione in paragrafi, che forse darò per la pubblicazione degli atti. In Italia la apparentemente libera, in realtà assai condizionata e condizionabile forma della democrazia nella quale siamo costretti a vivere, ha limitato l'espressione delle opinioni individuali, ingabbiandole in una disciplina che, se non può essere più quella di partito, rischia senza dubbio non soltanto di entrare in permanente conflitto con il dettato costituzionale, il quale riconosce ai cittadini l'esercizio integrale della più ampia libertà di opinione, ma anche di incoraggiare, da molteplici direzioni, la tentazione
di invocare un governo forte, capace cioè di limitare, se non di arginare del tutto, gli effetti, a mio avviso, in gran parte nefasti, del processo rubricabile sotto la categoria di mondializzazione. Io preferisco questo al termine di globalizzazione. Chi volesse saperne di più, rimando ai lavori del sociologo belga Armand Matelard, più importante dei quali è L'invenzione della comunicazione, la découverte del 1992. Ma veniamo agli anni 70 e in particolare a tre o quattro fatti, secondo me pregnanti, oltre a quel servizio di Der Spiegel del 77 che menzionavo poc'anzi. Si tratta di un rapporto, ve lo dico in italiano, anche se è scritto in inglese, sulla governabilità delle democrazie, indirizzato nel pieno del primo shock petrolifero alla Commissione Trilaterale di Washington e dedicato alla crisi della democrazia, con una prefazione dell'avvocato Giovanni Agnelli e un'introduzione di Zbigniew Brzezinski, che da lì a poco sarebbe diventato il successore di Kissinger, con Carter, consigliere speciale, è redatto da tre sociologi, il francese Michel Crozier, famoso per aver scritto Le Phénomènes Bureaucratiques nel 64, il giapponese Joey Watanuki, che ha scritto il manuale di politica contemporanea e mutamento sociale nel 62, nonché dall'altro scienziato politico Samuel B. Huntington, Political Order in Changing Societies del 68. Questo rapporto venne presentato nella seduta plenaria tenuta a Kyoto nella fine di maggio del 75. Nella premessa Agnelli rilevava che dai contributi dei tre studiosi emergeva, citazione, come il concetto di democrazia per sua stessa natura tenda a sfuggire a qualsiasi analisi sistematica. Ho 5 minuti ancora. L'impiego della categoria, tra virgolette, mie, governabilità, poneva in causa numerosi e peculiari elementi dinamici, rappresentatività delle forze sociali, informazione, interazione, consenso e dissenso, alternanza, osservando in particolare quanto fosse anomalo il modello italiano, se di questo si poteva parlare, caratterizzato, cito di nuovo Agnelli, dalla mancanza di una vera opposizione e la poca autorità delle istituzioni di governo, e ciò proprio nell'immediata vigilia delle elezioni amministrative, la tornata del 15-16 giugno 75, che determinarono una nettissima vittoria del PC ed una forte avanzata del PSI a Torino e Milano, a Genova, a Bologna, a Firenze, a Roma e Napoli. Devo dire che per quanto riguarda la partitocrazia che ha richiamato stamattina Pasquino, devo dire che il contributo fondamentale è quello dato da Giuseppe Maranini, anche se il conio del lemma non è suo, nella sua Storia del potere in Italia 1848-1966. Pubblicato da Valletti nel 67, poi a Milano da Corbaccio nel 95, con una prefazione di Pane Bianco. L'opera venne accolta con malcelata diffidenza negli ambienti della sinistra, in particolare del PC. Eravamo alla vigilia del 68 e Maranini sarebbe morto 2 anni dopo, nel 69. Per 3 motivi. Primo, perché Maranini assume in quest'opera, ma anche in altre, una posizione che io definisco interventista, cioè che la presidenza del Consiglio dovesse assumere come modello o quello francese o quello del premierato anglosassone. Poi che la presidenza della Repubblica dovesse assumere un ruolo più spiccatamente, anche questo, interventista, e infine che la componente giudiziaria, tramite la valorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura e della Corte Costituzionale, dovesse avere un potenziamento delle proprie funzioni.
Infine, come recitava la legge fondamentale tedesca del 49, Maranini auspicava l'introduzione, come era previsto dall'articolo 67 della stessa legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca, la cosiddetta fiducia costruttiva. Di questa ci sarebbe una varia letteratura sulla quale si occupa. Ma torniamo alla metà degli anni 70. Nel volume Il caso italiano, uscito nel 1974 a cura di Fabio Luca Cavazza e del professore americano Stephen Richard Graubard, si esaminavano, grazie anche all'applicazione di inedite metodologie per un'analisi più empirica di fenomeni sociali riscontrati nella moderna società industriale della penisola, indispensabili questi metodi, inedite metodologie, per l'elaborazione di politiche indirizzate alla programmazione delle riforme di fronte a un sistema bloccato, oltre che per conferire legittimazione all'interventismo statale e agli altri soggetti pubblici all'interno di un modello democratico di governo tipico delle società occidentali. Qui spenderei un paio di minuti per sottolineare la figura di Cavazza, che fu negli anni 50 cofondatore della società e poi dell'editrice Il Mulino. Cavazza, è un operatore culturale negli anni della prima guerra fredda, quelli che vanno giusto appunto nei momenti che ha ricordato Marc Lazar, dalla Polonia all'Ungheria nel 1956, fino poi al disgelo crucioviano, e si fa il tramite per la pubblicazione di alcune collane importanti, ne ricordo solo una, presso Il Mulino, la collezione di studi americani fondata da Matteucci, dallo stesso Cavazza, da De Capraris e da Rosario Romeo. La vasta ricerca di Cavazza e di Graubard in due volumi, appunto Il caso italiano, finanziata dalla Fondazione Agnelli, si avvaleva di un parterre de rois di tutto rispetto di intellettuali italiani e stranieri, ne cito qui alcuni in ordine sparso: Prodi, Alessandro Pizzorno, Giorgio Galli, lo storico Gabriele De Rosa, Sartori, Enrico Levi, Stanley Hoffman, Karl Kaiser, Jacques Le Goff e altri ancora. Mentre ho delineato per sommi capi la personalità di una figura come quella di Cavazza, va ricordato di Graubard, che occupava la cattedra di Fulton presso la Brown University ed era chief editor del periodico Daedalus, che era l'organo dell'American Academy of Art and Science. E in quello stesso momento vengono pubblicate almeno altre due opere importanti, quella dell'americano Sidney Tarlon, traccente pubblicato nel 77 tra Yale University Press e tradotto due anni dopo dal Mulino con il titolo Tra centro e periferia, Italia e Francia, le radici della politica, nonché quello del giornalista cui è molto parlato Brizzi, Alberto Ronchei, che nel 77 per Garzanti, con una raccolta di articoli, collaborava allora con La Stampa, pubblica Accade in Italia 68-76, che dedica largo spazio ad uno status quo ancora, lo definisce il giornalista, stagnante, in cui, cito, il vecchio potere non comanda più, il nuovo non comanda ancora, il tutto mentre un fragile guscio istituzionale li contiene entrambi nel nulla. Infine, visto che ho un minuto solo, lasciatemi dire, l'ha citato sempre Brizzi, il grande volume che pubblica nel 77 Alberto Cavallari, La Francia a sinistra, e concluderei dicendo
sui rapporti tra socialisti italiani e socialisti francesi, comunisti italiani e comunisti francesi, citando la, secondo me, bellissima frase, proprio un cameo dal film Chemada del 69, in cui si dice è più importante sapere dove andare senza sapere come che sapere come senza sapere dove. Vi ringrazio. E con questa massima sempre valida che ci regala il professor Lucarini, chiudiamo le relazioni. Allora io chiedo indicazioni dagli organizzatori, perché la consegna del premio è prevista alle 18.30, quindi abbiamo volendo una decina di minuti per aprire un po' di dibattito sulle interessanti relazioni di questa sera. Valdo? No, solo per tornare in argomento, do la testimonianza. Elezioni politiche del 1983, quelle che poi daranno luogo alla presidenza Craxi. La segreteria del PSI, e quindi anch'io, siamo nella stanza di Craxi a aspettare i primi risultati. Bene, con noi c'era Gilles Martinetti, che stette con noi ad aspettare i risultati fino a quando poi arrivò la stampa e allora lui si defilò perché ovviamente non poteva essere visto, ma per dire quanto era stretta allora la comunicazione. Basta. Beh, questo è il ruolo della, su cui ci soffermavamo prima, tra storia e memoria, quindi l'età del témoin, del testimone, e questo è uno dei pregi di questo convegno, per come è stato organizzato. Sì? No, volevo chiedere a Marc Lazar, tu hai accennato tra gli altri a Hugues Portelli, è una figura estremamente interessante, soprattutto perché è tra i primi, non solo in Francia, ma in Europa e nel mondo, a interessarsi al concetto, secondo me ancora valido, altre cose di Gramsci sono più transeunte e passate, di blocco storico, no? Quindi secondo te lo usa più come studioso, lo approfondisce gli aspetti, fa una ricerca, o cerca di adeguarlo a quella che era la situazione politica della fievre esagonale, ha detto Pinocchio. Alors, Hugues Portelli, donc, c'est un professeur de sciences politiques, de droit constitutionnel au départ, de formation catholique, qui est marié d'ailleurs à une Italienne et qui est un des traducteurs et des introducteurs de Gramsci en France. Il n'y a pas que lui, encore une fois, dans la gigantesque thèse d'Anthony Grézégu qui fait près de 2500 pages. J'espère qu'il en tirera un livre un peu plus ramassé. Et Anthony a montré les différentes étapes des publications de Gramsci en France. Mais effectivement, Hugues, je dis Hugues parce que je le connais, a été un des traducteurs et un des introducteurs. Je pense qu'il y a deux éléments, il faudrait l'interroger, il y a deux éléments. Un, une véritable curiosité intellectuelle, et il cherche, avec d'autres, Christine Bussy-Glucksmann à la même époque par exemple, à introduire Gramsci en France. Alors Anthony Grézégu a montré combien il y avait de distorsions parfois dans les traductions qui ont été faites à cette occasion. Et puis d'autre part, il est au CRS à l'époque. Et le CRS reprend un certain nombre de concepts gramsciens, le bloc social en particulier, à l'intérieur de la bataille politique à gauche et à l'intérieur du Parti Socialiste. Donc Hugues Portelli va connaître une autre évolution. C'est vous qui citez d'ailleurs un congrès qu'il organise, un colloque scientifique qu'il organise à Nanterre, lorsqu'il est professeur à l'Université de Nanterre, au début des années 80, si je me souviens bien, hein, début des années 80, où on va parler de la gauche et le Parti Socialiste Italien. De l'International Socialiste. De l'International Socialiste, avec Guillaume Devin, qui est en train de préparer sa thèse sur l'International Socialiste. Et il va y avoir, vous le montrez à partir de vos archives, vous montrez la critique du Parti Socialiste Italien en disant « mais vous avez invité que des communistes italiens, mais pas des socialistes ». Et la réaction c'est Robert Pontillon qui répond, si je me souviens bien, et qui dit « oui, mais c'est un congrès universitaire, c'est pas un colloque politique, il essaye de maintenir
les relations. Après, Portelli a connu une évolution politique, donc il a amené à être maire de la ville d'Ermont, qui est au nord de Paris, adhéré à l'UMP, donc au parti de droite en France, et récemment, j'ai fait une allusion parce que ça crée une grosse polémique, il fait partie de l'Académie catholique qui a contesté le rapport de Jean-Marc Sauvé sur les actes pédophiles au sein de l'Église, et c'est une, avec Pierre Manant, avec d'autres intellectuels catholiques, dont le professeur Jean-Dominique Durand, que certains connaissent parce qu'il a été attaché culturel, entre autres, auprès du Saint-Siège de notre ambassade de France. Et donc, il est actuellement dans une controverse assez forte sur cette question de l'Église catholique. Je crois qu'il n'est plus du tout gramscien. Je crois. Ou alors, gramscien comme Sarkozy l'était. C'est-à-dire que lorsque Sarkozy gagne l'élection présidentielle, il a cette fameuse déclaration « J'ai gagné parce que j'ai lu Gramsci », dont on peut douter un tout petit peu, même si maintenant il se présente comme un grand lecteur, et il dit « j'ai gagné la bataille culturelle, donc j'ai gagné la bataille politique ». Mais Anthony Crézégu montre très bien dans sa thèse combien toutes ces formules deviennent des clichés en France de toute une partie de gens qui n'ont jamais vraiment lu Gramsci, mais qui l'emploient dans la bataille politique et culturelle. Sono altri interventi? Sono stanchi. Allora, è molto lunga. Allora, grazie, chiudiamo quindi questa sessione, seconda sessione pomeridiana, ringraziando tutti i relatori e procediamo quindi alla fase successiva della giornata. Chers amis, je pense que nous avons une après-midi très dense, très chargée, mais avec des interventions vraiment de très haute qualité. Et je remercie ceux qui sont intervenus au cours des deux sessions que nous avons organisées. Alors maintenant, nous allons, pour un bref moment, changer d'exercice. Nous allons changer d'exercice et après avoir sillonné l'histoire politique de ces dernières décennies, nous allons vous proposer un petit itinéraire sur des chemins plus littéraires avec l'attribution du prix Italique pour 2021. Alors, je vous dis un mot simplement du prix Italique, de quoi il retourne. Italique, je vous ai dit, organise donc annuellement un colloque auquel nous assistons en ce moment, mais remet également un prix. Et ce prix a la particularité d'être décerné alternativement à un auteur italien qui écrit une œuvre de toute nature, littéraire, vidéo, cinématographique, sur un sujet concernant la France, la culture française au sens large, et sur un auteur français, l'année suivante, sur un auteur français qui a écrit un ouvrage sur, concernant l'Italie. L'an dernier, par exemple, le prix a été remis à deux universitaires français, deux historiens, Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Santarini, qui ont écrit une somme importante sur Machiavel, une vie de guerre, qui fait le point sur les ultimes recherches, et notamment des recherches d'archives sur Machiavel. Voilà, et cette année, donc, le prix est décerné à une lauréate italienne, qui est ici, et je voulais lui demander de venir me rejoindre sur cette phrase.
on va peut-être s'asseoir, on sent plus confortable. Voilà. Il s'agit de Mariolina Bertini, que j'ai donc le très grand plaisir d'accueillir. Et le prix lui est remis pour un ouvrage qui a été publié en 2019. On prend en compte les ouvrages publiés, les œuvres créées au cours des 3 années précédant la remise du prix, dont j'ai l'édition française parce qu'il a la particularité d'avoir été également édité en français par des classiques Garnier, et qui s'intitule « L'ombra di Vautrin, Proust, Lettore di Balzac ». Alors, je vous dis deux mots simplement de notre lauréate, Mariolina Bertini est torinese, c'est ce baglio, soprattutto, non dovrei dire, lauréate dell'Università di Torino, è stata ricercatrice presso questa università dal 1981, prima di passare all'Università di Parma, dove ha insegnato da professore ordinario per un periodo di quasi 30 anni, dal 1988 al 2017, insegnato la letteratura francese e dunque eminentissima francesista. Si è dedicata prevalentemente ai romanzieri dell'Ottocento e del Novecento, Balzac e Proust, e molti altri, e anche ad autori moderni e contemporanei, ho notato particolarmente Perec e Modiano. Ha curato le edizioni delle opere principali di Proust, Contre Sainte-Beuve, Jean Santeuil, Scritti mondani e letterati, la revisione generale della Recherche du temps perdu, e ha dedicato a Proust anche 2 monografie, una guida a Proust nel 1981 e un'introduzione a Proust nel 1991, e varie altre opere dedicate allo stesso autore. È socio corrispondente dal 2012 dell'Accademia delle Scienze di Torino e membro di numerose società, fra cui la Société des études romantiques et 19e qui è française. Je signale également qu'elle a été invitée par Antoine Compagnon à tenir des conférences dans son séminaire au Collège de France, et qu'elle a participé à de nombreux colloques à diverses reprises, alors pour la France, à la Sorbonne, à l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, et qu'elle a collaboré à de très nombreuses revues françaises et italiennes. Donc, l'ombra di Vautrin, non sono critico letterario, dunque non sarò io a descrivere questo libro, mais je vous dirais simplement que dans cet essai critique, Mariolina Bertini examine de façon très approfondie les rapports entre Proust et Balzac, ou plus exactement la lecture que Proust fait des œuvres de Balzac, avec la particularité que cette lecture est très évolutive et elle reconstitue de façon très précise la chronologie par laquelle Proust entre progressivement dans l'œuvre de Balzac. Et cela dure une bonne vingtaine d'années. Ça commence au moment de l'édition de Jean Santeuil, donc on doit être en 1895, si je ne m'abuse. Mais c'est encore pas grand-chose. Et puis, il y a une sorte de déclic qui se fait à travers un ouvrage de Proust bien connu qui fait référence, qui s'appelle « Contre Sainte-Beuve ». Dans cet ouvrage, Proust critique la méthode de Sainte-Beuve, qui est une méthode positiviste, qui avait cours à la fin du XIXe siècle. Et Proust reproche à Sainte-Beuve
de ne rien avoir compris à Balzac et de considérer que c'est un auteur de mélodrame avec, dit Saint-Aubert, un style vulgaire. Et d'une certaine manière, cette critique excessive, que Proust qualifie d'absurde, provoque chez Proust une réaction, une envie d'aller voir plus loin et de comprendre, d'essayer de comprendre où se niche le génie de Balzac. Et que le génie de Balzac, eh bien, il faut aller le chercher, effectivement, un peu en dessous du texte. D'ailleurs, il y a des citations dans le Contre Sainte-Beuve qui disent ça de façon très explicite. Il dit en particulier « Chaque mot, chaque geste a ainsi des dessous dont Balzac n'avertit pas le lecteur et qui sont d'une profondeur admirable. » Bien, il dit également, sous l'action apparente et extérieure du drame, circulent de mystérieuses voies de la chair et du sang. Voilà, donc à partir de ces années-là, 1908-1909, contre Sainte-Beuve, il y a eu également l'épisode des pastiches de Balzac par Proust, très intéressant, qui sont analysés très analysé de façon très 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 fine, des pastiches qui, en évoluant dans le temps, passent d'une forme qui est un peu caricaturale, comme les pastiches au sens de, avec un fond un peu moqueur, à une forme qui démontre que Proust est complètement entré dans le style propre de Balzac. Donc, pour Proust, je dirais que cette découverte de Balzac et cet approfondissement de sa connaissance sont un élément très fort qui l'aide à définir sa propre méthode critique et aussi sa propre esthétique littéraire. Et au centre de tout ça, on aboutit à Vautrin, ce puissant personnage de la comédie humaine, avec les scènes fameuses où il apparaît dans l'illusion perdue, et vous dites que Vautrin devient une préfiguration d'un des personnages les plus célèbres de Proust, qui est Charles, le personnage de Charlus. Et vous savez qu'à travers Vautrin, précisément en allant dans les dessous, se révèle toute une thématique à propos de l'homosexualité, qu'évidemment Balzac, à son époque, n'a pas pu afficher de façon explicite, mais qui est réelle, et que le personnage de Charlus, dans la Recherche du temps perdu, reprendra d'une certaine manière à son compte, et Proust montre que c'est Charlus qui a le mieux compris Balzac, et qui a le mieux compris ce personnage de Vautrin. Et donc, d'une certaine manière, dans la Recherche du temps perdu, Charlus deviendra le porte-parole de la lecture proustienne de Balzac. Voilà, c'est un livre tout à fait passionnant. Hein. Je ne sais pas si la description extrêmement sommaire que je vous en ai faite vous met l'eau à la bouche, mais je vous le conseille parce que c'est de la même, de la richesse, de la précision de l'étude, etc. Il y a un au-delà, une volonté de comprendre ce qui fait précisément le génie de Balzac et l'intelligence de Proust qui sont magnifiquement démontrés. Alors, nous allons vous remettre le prix. Ce prix, je vous préviens, est purement honorifique. Juliette, vous voulez bien nous porter un petit diplôme en quoi consiste le prix. Voilà. Personnalités qui ont pour lesquelles il y a eu
remercie tout le monde d'avoir écouté. Merci bien. Voilà, et bien, chers amis, chers tous et chers toutes et chers tous, sur ces considérations littéraires, nous terminons notre première journée de colloque. Je vous remercie de votre assiduité, de votre présence, des applaudissements que vous avez réservés à vos interventions. Et je vous donne rendez-vous demain matin. Demain matin, la séance commencera à 9h30.